Ultima puntata, amici, di Terzo Tempo offerta da paolozerbi.com, una puntata anomala perché è di martedì, lo noterete anche dal taglio del presentatore fresco fresco, ma soprattutto perché si giocava soltanto in prima categoria, ma si giocava non per un dettaglio. Infatti, all'ultima giornata taglia il traguardo della vittoria e quindi l'accesso in promozione l'ISPRA del patron Binda. Il presidente aveva fatto una promessa al padre, purtroppo venuto a mancare lo scorso anno. La promessa è stata mantenuta. L'ISPRA per la prima volta vola in promozione e vola anche grazie all'Eurogol di Oldrini. Vi ricordo che le immagini di questo match sono disponibili sul nostro canale YouTube. Ecco le parole proprio del match winner e del capitan Gavallo. Grande soddisfazione sicuramente. Questo qua lo dobbiamo a tutti, a Paolo che ci teneva molto, a noi ragazzi che ci siamo stati dal primo giorno. Grande Oldro! Grande. E niente, un grazie a tutti, un grazie a tutti, una grande emozione, poi la prima volta è sempre bello. Ringraziamo anche Pavanello, Pasetti, quelli che sono stati durante il percorso. Ti posso dire finalmente, è stato un anno difficile, un campionato equilibratissimo, un campionato bello e forse è ancora più bello vincerlo così. Oldrini ha citato due dei protagonisti che non potevano essere appunto presenti in quel di Luino. Noi ci uniamo alle sue parole ricordando altri due protagonisti sfortunati di questa stagione, ovvero Golisciano e Corrado Felice, venuti a mancare per degli infortuni, ma torneranno sicuramente più forti di prima e soprattutto c'è molta curiosità per vedere quale formazione verrà imbastita in promozione da parte dell'ISPRA. Dall'altro lato, Iori che diciamo così, commenta una stagione comunque positiva da parte dei suoi e del Luino che rimaneva di fatto già tagliato fuori dalla corsa a playoff, ma ha provato comunque a onorare l'ultima partita della stagione. No, io sono contentissimo della prestazione, peccato, però ci stavo, voglio dire, le motivazioni hanno fatto la differenza. Come Luino resterà a guardare la post-season anche l'Arsaghese, non basta infatti la goleada contro la Cenerentola ieraghese, Arsaghese che rimane tagliata fuori, come noto, a causa degli scontri diretti. Ora Ferno e Mozzate accedono a questa post-season, il Ferno andrà a far visita alla Valceresimo, mentre il Mozzate andrà sul campo del Bosto che ha superato proprio all'ultima giornata la Valceresio, evidentemente con la testa già alla post-season. La Valceresio cade sul campo della San Marco e chissà che non ci sia un po' di rammarico per i Bustocchi, visto che una grande stagione li porta soltanto 4 punti dalla terra promessa, ovvero dai playoff. Sull'altro lato, invece, il Mozzate aveva la partita più difficile del lotto, passa in svantaggio contro il San Michele, ha la forza di rimontare, appunto, vanificando quindi la goleada, scusate, di Falsaperna e compagni. Se a Busto forse si mastica amaro, si mastica sicuramente amarissimo in quella di Tradate perché l'ultima vittoria contro la Falopiese serve soltanto per l'orgoglio, visto che i playoff ormai anche qui erano un miraggio e serve soprattutto a Stefanazzi per consolidare la propria prima posizione in ottica capocannoniere, quindi complimenti al grande Alberto e si mastica a questo punto molto amaro anche in casa faloppiese. I comaschi infatti perdono in quel di Tradate e nonostante la sconfitta del Cantello saranno quindi protagonisti loro malgrado di una playout a doppia sfida. Ovviamente con il Cantello c'è il fattore campo, ma c'è anche molta curiosità di vedere come i biancorossi affronteranno questa doppia sfida. Noi saremo sicuramente sui campi e vi regaleremo come sempre degli emozionanti highlights. Ora è il momento di salutarvi, vi ringrazio per l'attenzione che avete dimostrato in questa stagione. Ormai l'estate è alle porte, l'estate vuol dire tornei, ce n'è uno in particolare che ci ha chiesto di, diciamo così, spargere un po' la voce, divertimento e il gran calcio saranno protagonisti di questo torneo. Dopo questo piccolo spazio pubblicità è veramente il momento di salutarvi. Di fatto Terzo Tempo si chiude, ma si apre il calciomercato e noi vi terremo informati di tutte le trattative che riguarderanno i protagonisti di prima e promozione a settembre. Ciao!